sentiamo il senatore Procacci che ci lascia. Buonasera a tutti. In apertura di questo Consiglio Comunale vorrei, prima di dare inizio ai lavori, ringraziare tutti i presenti, uno ad uno, i rappresentanti dello Stato, i parlamentari. Saluto l'onorevole Ginefra, ho già avuto modo di salutare e ringraziare il senatore Procacci, così come saluto e ringrazio il senatore D'Ambrosio Lettieri, il senatore onorevole Tatarella. Voglio ringraziare i rappresentanti della magistratura, abbiamo avuto la presenza oggi del procuratore, del dottor Antonio Laudati, che ci ha dato una bella testimonianza di solidarietà e di vicinanza al nostro territorio. Saluto e ringrazio le autorità militari e religiose, i rappresentanti regionali e provinciali, i sindaci. Ringrazio il sindaco di Tetto, la presenza del rappresentante del sindaco di Bari, di Toritto, il sindaco di Vinetto, di Siciliano e il sindaco di San Candro, l'avvocato Antonio Mazzoli. Voglio salutare e ringraziare tutti gli assessori e consiglieri comunali, le organizzazioni sindacali, con i imprenditoriali e tutte le associazioni di tipo sociale e culturale della nostra città. Un ringraziamento di cuore va ai dirigenti scolastici, al professor Serventio, al professor Mancuso, alla professoressa Natilla, quindi tutte le scuole presenti sul nostro territorio, ai professori, agli insegnanti tutti, per il loro incessante lavoro quotidiano di formazione, agli alunni delle scuole che oggi sono presenti e che rappresentano il nostro futuro, e alle loro famiglie che ogni giorno con grande difficoltà sono chiamate a svolgere un ruolo formativo ed educativo di grande importanza. Ringrazio tutti i cittadini grumesi e quelli dei paesi a noi vicini. Ringrazio di cuore davvero tutti perché oggi siete qui con noi a testimoniare la vostra solidarietà alla nostra comunità e a voler dare insieme a noi una risposta decisa, forte e concreta a quanto accaduto nella nostra comunità. Quanto accaduto sabato scorso per testimoniare il nostro fermo rifiuto contro la violenza mafiosa e contro un tentativo di colonizzazione criminale del nostro territorio. Sabato 21 gennaio alle ore 16 circa una pioggia di piombo si è abbattuta sulla nostra città, una furia omicida che contro ogni logica in pieno giorno ed in pieno centro cittadino, l'ennesimo episodio di inaudita violenza accaduto in Piazza della Libertà, teatro ormai da diversi anni di gesti efferati e sparatori senza precedenti. Quella stessa piazza che per noi grumesi ha sempre rappresentato un dolce ricordo e ha caratterizzato le nostre giornate migliori, la nostra adolescenza e la spensieratezza dei giorni freddi. Questa piazza dove siamo abituati da sempre a vedere passeggiare i nostri giovani, le famiglie e a vedere giocare i nostri figli. È superfluo dire che la comunità è seriamente preoccupata e scossa per tutto quello che è successo. Una comunità, la nostra, fatta di persone oneste e laboriose, che chiaramente non accettano quanto è accaduto e che oggi vogliono dire no ad un tentativo subito, lento ma costante di colonizzazione criminale che sul territorio avanza da oltre un decennio. Da questa riflessione e da queste considerazioni abbiamo preso lo spunto per lo slogan di questa manifestazione. Questa è una manifestazione che è stata voluta da tutto il Consiglio Comunale, senza paternità politica, perché su queste cose non ci sono colori politici. L'abbiamo decisa all'interno dei capigruppo e ci tenevo comunque a ribadirlo. Grumo non si piega, che questo è lo slogan, e la presenza di oggi sta a testimoniare che la nostra città vuole reagire a questa situazione con ogni mezzo, cercando di smuovere le coscienze di tutti attraverso la cittadinanza attiva, le parrocchie e il mondo della scuola. In primis, la prima reazione della città attraverso l'amministrazione comunale e il consiglio tutto deve necessariamente essere la costituzione di parte civile del comune, all'instaurando processo penale.
Questa è una cosa importante, un segno importante della città che va fatto subito. Ma questo sicuramente è solo un punto di partenza, sicuramente non basta. La nostra gente è troppo scossa per quanto accaduto. Voglio quindi farmi interprete dei sentimenti di rabbia e di preoccupazione che in questi giorni si stanno diffondendo. Sono in tantissimi a pensare che lo Stato nel meridione è assente. Uno Stato che mostra molto più spesso la faccia feroce piuttosto che quella di uno Stato che c'è e che aiuta. Sono in tanti a chiedersi da farsi per il fenomeno droga. Questo lo dico a tanti amici parlamentari presenti. Ormai il male di questo secolo piaga ricorrente in molti contesti, che ogni giorno uccide e rischia di dilagare fra i nostri giovani. In tantissimi regna la delusione e lo sconcerto. Non abbiamo accettato e non capiamo il perché degli ultimi morti ammazzati e perché loro abbiano ricevuto tutti gli onori post mortem, con annessi e connessi. È stata una ferita, un'ulteriore ferita che si accompagna alla prima ferita, quella di sabato. I cittadini questa cosa non l'hanno capito. Sono però in tantissimi ad apprezzare quello che viene fatto ogni giorno sul nostro territorio dalle forze dell'ordine e della magistratura. A chi opera in questo contesto va il nostro più vivo ringraziamento ed apprezzamento per tutto quello che stanno facendo, ovviamente per quello che si riesce a percepire visivamente. Ma siamo certi che indagini riservate, attività investigative non visibili sono presenti sul nostro territorio. Nonostante questo fortissimo impegno e gli arresti periodici da parte delle forze dell'ordine, sono in tanti a chiedersi perché nel nostro territorio si continui a spacciare. Il duro lavoro di magistrati ed organi inquirenti, ore e ore di indagini sono puntualmente resi vani dal quasi immediato rilascio di coloro che vengono arrestati a causa di leggi garantiste e non conformi alla gravità della situazione, con il rischio di ritrovarsi quasi immediatamente gli stessi soggetti a delinquere sul territorio. Da questo immagino nasca lo sconforto e a volte anche lo scoraggiamento della gente. Da qui una considerazione ai parlamentari presenti e al legislatore va fatta. Cosa aspettiamo ad inasprire le pene? Perché non aumentare la pena detentiva per i reati di spaccio e per i reati di droga in genere? Pensiamo in modo concreto che l'inasprimento di tali pene in modo consistente possa portare ad una riduzione sensibile di questi reati. Chiediamo che vadano fatte riflessioni, discussioni serie. Nella fattispecie ci preoccupano molto le dichiarazioni del governo che, facendo eco al presidente della Cassazione Lupo in merito alla depenalizzazione dei reati, sembra preoccupato del sovraffollamento delle carceri. Pertanto le iniziative del governo sembrano andare nella direzione della depenalizzazione di alcuni reati, a tutto vantaggio di pene detentive. Ovviamente di pene detentive non carcerarie. In merito a questo ci piacerebbe capire quali sono queste pene alternative e a cosa il governo intende fare per quello che è il costo sociale sul territorio di tale scelta. Crediamo che il governo debba ascoltare il grido forte che i comuni e i servizi sociali stanno lanciando su questa problematica, in quanto i primi interlocutori disarmati di questi soggetti sono i comuni e sono gli uffici dei servizi sociali. Comuni che a stento non riescono ad andare avanti, che ormai con i bilanci in rosso non riescono a dare risposte minime ai cittadini. La pressione sociale ormai sui comuni sta aumentando giorno dopo giorno. Sono centinaia le famiglie che quotidianamente si rivolgono ai servizi sociali perché vivono grandi difficoltà quotidiane, perché hanno perso il lavoro, perché non sanno come mandare i figli a scuola, non riescono a sostenere le spese per i libri e nei casi più gravi non riescono a poter garantire un sostentamento alla famiglia. Quello che noi sindaci vediamo non è che una piccola parte di questo fenomeno
atteso che tantissima gente, pur nel sacrificio e nelle ristrettezze, sopravvive e per un fatto di dignità non si rivolge sicuramente alle istituzioni. Sono questi i problemi di cui il governo dovrebbe preoccuparsi, piuttosto che incentivare il patto di stabilità per le regioni e per i comuni, che come risultati ha prodotto di recente il mancato esborso ad oggi da parte della Regione Puglia dei fondi per i buoni libri e borse di studio. Unica conseguenza è che i comuni senza i fondi non riescono a dare risposte agli interessati e nella catena della disperazione, mentre la scuola volge al termine, i genitori in assenza di questi fondi nella maggior parte dei casi non hanno potuto comprare i libri ai propri figli. L'emergenza sociale pertanto incombe pesantemente sui bilanci dei comuni. Nella fattispecie Grumo nell'ultimo anno ha subito tagli per 700.000 euro e con l'introduzione dell'IMU rischia per pari importo un ulteriore taglio dei trasferimenti statali. Alla luce di tali considerazioni chiedo ai rappresentanti dell'ANCI, ai parlamentari, di rendersi ormai conto dell'enorme costo sociale ormai in capo